Dal dischetto che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere deve aver riletto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. Duván Zapata si fa avanti per battere il rigore. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Il Napoli ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Stupenda parata del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Terribile errore, ma come può sbagliare così un calcio di rigore? Certamente uno dei migliori rigoristi in circolazione. Qui però gli servirà la massima lucidità. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Zielinski ha la responsabilità del quinto calcio di rigore. La piazza alla destra del portiere, che freddezza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro, c'è ancora speranza. E così siamo sul 3-3. E ora si va ad oltranza. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Questo è il tiro che decide la partita. Ce l'hanno fatta, sono arrivati in semifinale e adesso la squadra sembra anche in crescita. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questa competizione non ammette passi falsi, la squadra oggi ha dimostrato di... e nervosismo per i calci di rigore. Vedremo chi avrà la lucidità necessaria per convertirli. E quando si arriva sul dischetto si affrontano le proprie paure. La porta è piccola, l'estremo difensore diventa enorme. Vediamo se prevale il timore di sbagliare o la voglia di vincere. Morata si fa avanti per calciare il primo rigore. Il portiere non ci sarebbe arrivato, lo salva il palo. Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Ha spiazzato il portiere con freddezza, si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. La Juventus è sotto di uno al momento. La piazza in alto e a destra, senza troppi problemi. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Boga si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra.
ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La Juventus ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Ci vuole un gran... Stupenda parata del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Si fa avanti. Sarà il quarto tiratore della sua squadra. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E se la mette dentro hanno vinto. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e c'è riuscito. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro, la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E così siamo sul 3-3. E ora si va ad oltranza. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Non deve far entrare questa palla o è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. E sbaglia! Tirato malissimo! Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Il terzo tiratore al tranza va a calciare. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Spiazza il portiere in sacca. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Una parata che vale quanto un gol. C'è solo gioia sui volti dei giocatori. Hanno già ottenuto un grande risultato. Sono tra le prime quattro. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Anche se si trattava solo del primo turno, era importante cominciare con il... Dal dischetto serve la tecnica, ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Rebic si fa avanti per calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro.
tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Portiere spiazzato e palla dentro. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Certamente uno dei migliori rigoristi in circolazione. Qui però gli servirà la massima lucidità. Palla da una parte, portiere dall'altra. E così siamo sul 3-3. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Milinkovic-Savic sarà il quarto rigorista della sua squadra. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E se la mette dentro hanno vinto. Chissà cosa passa per la testa del portiere, tutta la partita dipende da lui. Segna e chiude la pratica. Sembra che nemmeno gli stessi giocatori ci vogliono credere adesso. Questa è una grande vittoria. Sono in semifinale. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Questa competizione non ammette passi falsi. La squadra oggi ha dimostrato... Non importa quante volte ti sia capitata una situazione simile. Ogni volta è diverso. Conta il cuore, conta la freddezza, conta la forza d'animo dagli 11 metri. El Shaarawy si fa avanti per calciare il primo rigore. Colpisce il palo, clamoroso! Il portiere era battuto, ma ci ha pensato in legno a respingere la conclusione. Lautaro Martinez calcerà dagli 11 metri. E il portiere la vede passare alla sua destra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Correa si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Terribile errore, ma come può sbagliare così un calcio di rigore? Ora possono incrementare il vantaggio. Questa è un'occasione ghiotta. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. La Roma deve segnare a tutti i costi. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E dentro! C'è ancora speranza! Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E se la mette dentro hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra. Se sceglie una soluzione simile, il portiere non si muove. Fai proprio una figuraccia. E ora si va ad oltranza. Ha spiazzato il portiere. No problem. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle.
c'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Basterà il settimo rigore a decretare un vincitore? Staremo a vedere. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Il terzo tiratore all'oltranza va a calciare. Nessun problema per il portiere. Il portiere ha scelto di rimanere fermo e ha avuto ragione. È un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Rui Patricio è l'ultima speranza della sua squadra. E con questo tiro ha deciso la partita. E così vanno a casa al primo turno. Un esito che non si aspettavano assolutamente. L'atmosfera che si respira allo stadio è pesantissima. I giocatori sono increduli. E i tifosi ammutoliti. E tu? Gioca tutto dagli 11 metri, la distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte, questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Lorenzo Insigne è il primo della lista. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Una garanzia quando la tensione è alle stelle. Va lui sul dischetto. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. E adesso è il turno del secondo rigorista. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Festeggiare. Qui il portiere è stato fortunato, è stata una questione di centimetri. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Portiere spiazzato, palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Il Napoli ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Rabiot sarà il quarto rigorista della sua squadra. Terribile errore, ma come può sbagliare così un calcio di rigore? L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. La mette lì, nell'angolo destro. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E ora si va ad oltranza. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. Tocca al prossimo tiratore all'oltranza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Il portiere ha appena regalato la vittoria ai suoi. Una grandissima partita, una straordinaria vittoria. Una semifinale giocata in maniera semplicemente perfetta.
e adesso devono portarsi dietro questo spirito in finale. Eccoci qua, Luca. Adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Alexis Sanchez è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Si prepara a battere il secondo rigore. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Portiere trafitto alla sua sinistra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Savu Castiglieco si appresta a tirare il quinto rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. L'Inter deve segnare a tutti i costi. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E ora chi sbaglia ha perso. Il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Deve assolutamente parare questo rigore. E questo è il tiro che decide la partita. È un momento davvero duro per la squadra che aveva già in testa i 90 finali. L'allenatore prova a fatica a consolare i suoi giocatori. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Uscire a un passo dal traguardo. A lungo per questo traguardo ed ora è il momento della verità, quello decisivo. Lorenzo Insigne tirerà per primo. Uno zero, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Lautaro Martinez si fa avanti per battere il rigore. 1-1. Freddissimo qui. Hanno pareggiato. Ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Si prepara a battere il secondo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Fa uno specialista,
Ma in queste situazioni più che la tecnica conta la testa. Ottima realizzazione, centrale ma efficace. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Terribile errore, ma come può sbagliare così un calcio di rigore? Perisic tirerà il terzo rigore. Portiere trafitto alla sua sinistra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Ha spiazzato il portiere, no problem. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Rigore perfetto, impossibile da prendere. Il Napoli deve segnare a tutti i costi. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. E sbaglia, tirato malissimo. Un rigore che vale la vittoria. Ospina è l'ultima speranza della sua squadra. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Tocca al prossimo tiratore oltranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. Di Lorenzo si fa avanti per tirare l'ottavo rigore. Che errore, ma come ha sbagliato? Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e c'è riuscito. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Deve assolutamente parare questo rigore. Segna e chiude la pratica. Ce l'hanno fatta, hanno conquistato la Coppa, il traguardo che sognavano dall'inizio della stagione. È un giorno che i tifosi non dimenticheranno mai. Immagini di giubilo e tributo dei protagonisti che si meritano di vivere appieno il loro momento dopo tanti sforzi. Perché il calcio non è solo spettacolo davanti all'obiettivo delle telecamere, ma anche duro addestramento, individuale, nell'ombra. E ora possono gridarlo, siamo noi i migliori.